Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Questa mattina i consiglieri regionali di Forza Italia, unitamente a molti sindaci di tutta la regione, hanno tenuto una conferenza stampa dal titolo Agir. D'Alfonso, ben consapevole della prossima sconfitta elettorale, continua a condizionare il prossimo esecutivo regionale con l'occupazione dell'ennesima poltrona, nomina illegittima da bloccare. Il servizio di Paolo Renzetti. Ebbo, sull'Agir e sulle nomine che riguardano l'Agir, voi tornate ad attaccare la Giunta regionale e soprattutto il Presidente D'Alfonso, nomine che arrivano in questo momento storico, secondo voi non a caso? Ma non a caso, perché il 10 giugno si vota in diversi comuni della Regione Abruzzo e credo che i rapporti di forza che ci sono oggi verranno sicuramente cambiati, ci sarà sicuramente una maggioranza diversa e non si può fare un'elezione di un CDA che rappresenta il ciclo integrato dei rifiuti, cioè quello che incide sulla tasca dei cittadini con la famosa tassa sui rifiuti, che incide sulla salute dei cittadini, che incide sull'intero ciclo dei rifiuti, farlo 10 giorni prima di una competizione elettorale. C'è però di più, è un anno che chiediamo che ci sia chiarezza su quella che è oggi la norma che dovrà essere applicata per garantire ad esempio la rappresentanza di genere all'interno degli organi di governo, ma così come mancano ancora regole certe su chi potrà per davvero votare e anche sul fatto stesso che questa assemblea sia regolarmente costituita, in quanto non tutti i comuni, ma non sappiamo quali in realtà, hanno ad oggi adottato, recepito il regolamento dell'Agir. Quindi su queste cose noi riteniamo sia necessario da una parte rinviare, dall'altra fare immediatamente chiarezza per giungere ad una convocazione il prima possibile, dopo le elezioni, dopo aver chiarito le norme che dovranno gestire quell'assemblea. Oggi avete radunato diversi sindaci, amministratori, primi cittadini di diversi comuni abruzzesi. Sì, per dimostrare che questo non è un problema di poco conto, è un problema che i cittadini e quindi i sindaci che rappresentano i cittadini sentono. Oggi quel documento è stato già firmato da 67 sindaci, ma altre adesioni stanno arrivando, perché qui non è una questione di appartenenza politica, ma è veramente un problema di mettere le mani in tasca ai cittadini su un servizio che incide sulla salute e su tante altre problematicità che tutti quanti conoscono. Ed ora la cronaca sulla morte del centauro aquilano al valico delle Capannelle. La Procura ha disposto un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire. Daniela Rosone. La Procura della Repubblica dell'Aquila ha aperto un'inchiesta sulla morte del centauro di 57 anni originario di Coppito, Federico Nardecchia, morto nel corso di un incidente stradale che ha coinvolto un'automobile e alcuni ciclisti, che si è verificato lungo la statale 80 del Gran Sasso d'Italia, tra Arischia e il valico delle Capannelle. L'impiegato delle poste lascia la moglie e un figlio. Le indagini sono affidate alla polizia stradale, che dovrà accertare tutti i fatti a partire dall'esatta dinamica del grave incidente. Gli inquirenti ascolteranno i testimoni, in particolare i ciclisti e l'uomo che conduceva la Fiat 500 contro la quale la moto ha finito la sua corsa. Il conducente dell'auto è rimasto illeso, mentre 2 ciclisti sono ancora ricoverati all'ospedale dell'Aquila. Secondo la ricostruzione fatta dai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto assieme alla polizia, all'ANAS e al 118, il motociclista avrebbe invaso la corsia opposta, sfiorando un gruppo di 4-5 ciclisti che andavano sul ciglio della strada, per poi finire la sua corsa contro un'automobile colpita lateralmente che proveniva dal senso inverso. La sorella ha spiegato che non c'è nessuna prova che il fratello abbia invaso la corsia opposta e non sono stati trovati segni di frenata o pneumatici, e quindi andrà stabilita la verità e ci dovranno essere tutti i controlli. La famiglia Nardecchia, molto conosciuta nel territorio aquilano, ha vissuto già una tragedia simile, poiché il padre del centauro aveva perso già la vita allo stesso modo. Tra l'altro, secondo le prime ricostruzioni, il 57enne dopo l'incidente ha avuto anche la forza di rialzarsi per qualche secondo parlando con i feriti. Anche quest'anno Giulianova ospiterà il Festival Internazionale delle Bande Musicali, giunto alla sua 19ª edizione. La presentazione oggi a Pescara presso la sede dell'assessorato al turismo. Vediamo.
Anche quest'anno Giulianova ospiterà il Festival Internazionale delle Bande Musicali, 19ª edizione. Assessore D'Ignazio, sono queste, anche queste, le manifestazioni che servono per favorire e promuovere il territorio abruzzese? Ci sono vari tipi di turismo e questo è un tipo particolare che richiama qui turisti sia dall'Italia sia dall'estero, dall'Europa, ma anche dal Sud America. Quindi siamo contentissimi di iniziare, diciamo, col botto quest'estate, e ci saranno anche altri eventi di carattere internazionale nell'immediato che avremo qui in Abruzzo, quindi credo che sia l'inizio di un pacchetto mare, monti e collina per la nostra regione importante. Quindi l'invito a essere presenti, è un momento di festa, saranno dei giorni veramente in cui la musica, le maggiorette, tutto quello che riguarda un festival delle bande, quindi si pensa al festival delle bande, oltre che alla bravura ovviamente e alla qualità, solo si pensa anche alla festa che rendono, e quindi è importante esserci, un invito a venire e un invito a essere accoglienti con i nostri turisti, perché insomma tutti gli sforzi devono essere poi aiutati insieme dagli operatori turistici, ma su questo sono molto, molto sereno, perché so che abbiamo imparato bene a fare turismo, quindi credo che lo sforzo più grande sia quello di sostenere queste iniziative, di farlo così come lo stiamo facendo, di farlo in futuro, questi tutti gli eventi che la regione ha selezionato e che ritiene siano proprio un veicolo di immagine importante per il nostro territorio. Quest'anno ci sono tantissime novità, la più, diciamo, la più prestigiosa è quella che, diciamo, che è il fiore all'occhiello della manifestazione, è la presenza della banda reale della Marina Belga, la banda che parteciperà fuori concorso però che dà lustro al festival. Altre novità c'è delle bande del Sud America come il Messico, il Salvador e la Costa Rica, sono bande che per la prima volta vengono in Italia. La sfilata sul lungomare per le misure di sicurezza sarà fatta sull'anella del lungomare, ma la cosa più bella, diciamo, è il 2 giugno allo stadio, dove tutte le bande si possono esibire con caroselli, coreografie. Questa è una manifestazione veramente da non perdere. La Ruzzoreti S.P.A., società che gestisce il servizio idrico integrato per 39 dei 40 comuni dell'ente d'ambito teramano, rende noto che a scopo precauzionale la sorgente traforo verrà messa fuori esercizio in concomitanza con i lavori di tinteggiatura all'interno delle gallerie autostradali della 24 che Strada dei Parchi effettuerà dalle 22 di oggi alle ore 6 di domani, martedì 29 maggio, e che riguardano le pareti delle gallerie. Pertanto, si legge nel comunicato, domani potranno verificarsi diminuzioni di portata e di pressione nei seguenti comuni: Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Civitella del Tronto, Colle d'Ara, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Sant'Egidio la Vibrata, Sant'Omero, Teramo, Torricella Sicura e Tossicia. Proseguiamo con il nostro notiziario, perché è stato inaugurato questa mattina a Chieti un monumento per l'artista e compositore teatino Saverio Selecchi, un'opera realizzata da Antonello Favata, è stata appunto scoperta in Piazza Martiri della Libertà alla presenza dell'assessore comunale Mario Colantonio. Gino Di Tizio. Inaugurato in pieno centro storico a Chieti, in Piazza Martiri della Libertà, il monumento dedicato a Saverio Selecchi, che l'artista Antonello Favata ha realizzato e donato alla città. Per l'inaugurazione c'è stata ieri sera una bella cerimonia arricchita dall'esibizione del coro Selecchi nell'androne del Palazzo della Provincia. Poi è stato l'assessore all'urbanistica del Comune Teatino Mario Colantonio a raccontare come è nata l'idea di ricordare con un monumento il grande musicista di nato a Chieti, autore del Miserere che accompagna la processione del Venerdì Santo, e a chiarire anche il perché della collocazione che è stata imposta dalla sovrintendenza. Si era pensato di posizionare il tutto davanti al Teatro Marruccino, ma la sovrintendenza ha dato il veto e quindi è stato necessario spostarlo, trovare un'altra collocazione. E quindi si è deciso di posizionarlo dinanzi all'ex Cassa di Risparmio, ripeto, in pieno centro storico. Colantonio, a nome della città, ha ringraziato Favata, che si è fatto pieno carico di tutto quanto è stato necessario per realizzare e collocare l'opera.
un gesto sentito, ha detto lo stesso autore, perché sì, è un teatino puro sangue e ha voluto dare qualcosa alla città che sia anche un omaggio a uno dei grandi protagonisti della storia locale. Grande successo per gli internazionali di pattinaggio all'Aquila, circa 300 pattinatori in gara e diverse nazioni rappresentate. Vediamo il servizio. Dalia Visconti, campionessa nazionale CSEN nella categoria esordienti donne, strepitoso successo anche per Cecilia Pantaleo, giovane pattinatrice, sono solo alcuni dei risultati degli internazionali all'Aquila di pattinaggio che hanno messo in luce molte stelle. Una giornata di sport vissuta appieno dalla città con il grandissimo impegno del centro polisportivo giovanile aquilano di Mario Miconi nel circuito realizzato su Viale Corrado IV, dove si è svolta la competizione sportiva, valida anche per il quinto Memorial Angelo Norato e per la tappa challenge del centro Italia. Tutto è andato benissimo, abbiamo avuto 280 iscritti, nessuno si è fatto male, la Croce Rossa si è girata ai pollici, quindi significa che la manifestazione è riuscita. Un grande grazie a tutti i miei collaboratori, allo staff, ai giudici, ai cronometristi, alle personalità che sono intervenute tutte, nessuna esclusa, e quindi spero di rivedervi tutti, anche voi della televisione, l'anno prossimo. Ultima settimana di maggio, con tanta più gente, speriamo di arrivare ad avere almeno 700-800 atleti. E stanchi ma contenti, perché prima di tutto non ha piovuto, quindi la gara ha potuto avere uno svolgimento normale, senza il rischio della pioggia, di correre con la pioggia, che è sempre pericoloso correre con la pioggia. È andato tutto bene, non ci sono stati infortuni, ci siamo divertiti come sempre. E quindi siamo pronti per affrontare le prossime gare della stagione e riproporci per la prossima edizione dell'Aquila l'anno prossimo. Come l'avete trovato il percorso? Percorso sempre buono, è un bel percorso, piace a tutti, c'è entusiasmo, quindi speriamo che la manifestazione abbia un seguito. A premiare gli atleti sarà anche l'onorevole Stefania Pezzopane. Sono a fianco di Mario Miconi e della sua splendida organizzazione, cercando anche di supportarlo, perché questa è veramente una manifestazione di grandissimo valore che va oltre i confini dell'Abruzzo, come si è visto dai concorrenti, e che mette in moto anche delle passioni, degli entusiasmi da coltivare. E ci sono peraltro anche molti aquilani che hanno avuto il loro riconoscimento, segno anche che questa nostra città e questa nostra terra e continua a sfornare campioni. Nel prossimo servizio parliamo dell'iniziativa Lo Sport Non Va in Vacanza, che unisce Comune di Pescara e CONI nella programmazione di attività sportive per ragazzi dai 6 ai 13 anni, attività che si svolgeranno in 4 location cittadine fra aree verdi e impianti sportivi dall'11 giugno al 10 di agosto. Vediamo. La sinergia tra l'amministrazione comunale di Pescara, l'assessorato allo sport e il CONI regionale fanno sì che anche per quest'anno ci sarà la possibilità di portare avanti questa iniziativa Lo Sport Non Va in Vacanza. Presidente Imbassaro. Sono 15 anni che portiamo avanti questa iniziativa e sono cambiato 4 amministrazioni, però l'iniziativa resiste, ciò a significare della validità. Sono quest'anno più di 1000 i ragazzi iscritti, sono 1170 che saranno ospitati in 5 centri sportivi, nei classici Stadio Adriatico, Zanne e Gesita, e quest'anno aggiungiamo Villa de Risis, e un quinto, un gruppo che farà esercitazione di vela presso i circoli qui di Pescara. Quindi abbiamo voluto dare questa ulteriore opportunità, nella speranza che poi questi ragazzi continuino a fare attività sportiva anche al di fuori di questa iniziativa, che durerà 2 mesi dalla chiusura della scuola fino a poco prima di Ferragosto. Devo dire che siamo molto contenti di questa collaborazione del CONI, lo dimostra il fatto che il grado di soddisfazione dei bambini e dei genitori è molto elevato, e noi crediamo che queste sono attività importanti che l'amministrazione comunale deve dare a supporto delle famiglie, perché specie in questi 2 mesi, quando finisce la scuola, riuscire a tenere i bambini occupati la mattina dalle 8 alle 14 e svolgere attività fisica, attività che permette di avvicinarsi allo sport, io credo che sia importante quello che un'amministrazione deve fare.
E ora ci occupiamo dell'inaugurazione dello store della Pescara Calcio che si è spostato da Viale Regina Margherita a Via Carducci. Ieri pomeriggio appunto l'inaugurazione, presenti giocatori, staff tecnico e dirigenti, grande entusiasmo per i tanti tifosi che sono accorsi per salutare i propri beniamini. Vediamo il servizio. Il nuovo official store della Pescara Calcio è stato inaugurato ieri, nuova anche la location, trasferita da via Regina Margherita a quella attuale di via Carducci. Al battesimo del nuovo negozio di articoli sportivi e gadget ufficiali della Pescara Calcio era presente la dirigenza praticamente al completo, col presidente Daniele Sebastiani, i direttori Luca Leone e Giorgio Repetto e buona parte della rosa che proprio a via Carducci ha effettuato il classico rompete le righe per dare il via alle vacanze. Tanti tifosi che hanno preso parte all'inaugurazione alla ricerca di una foto o di un autografo da parte dei propri beniamini. Insomma, il Delfino non perde il proprio appeal, benché quella appena conclusa sia stata un'annata negativa. Nello store saranno attivati anche il servizio biglietteria per le partite del Pescara e di sottoscrizione delle tessere di abbonamento una volta che la campagna 2018-2019 sarà lanciata, con la speranza che la prossima stagione nasca sotto ben altri e migliori auspici, come sottolinea il responsabile dello store, Roberto De Vincentis. Con tutti questi ragazzi che sono venuti oggi ho visto un grosso entusiasmo, mi ha fatto piacere vederli sorridere, ecco. Anche perché se arrivano risultati c'è più interesse, c'è più seguito e ne guadagna anche lo store. Esatto, assolutamente sì, sì. Chiaramente se un campionato di vertice sicuramente farà sì che il nostro store sarà quello che ne gioverà di più anche, ecco. Dicevi prima, e questo sarà anche uno dei punti vendita per quanto riguarda i biglietti e gli abbonamenti per la prossima stagione. Esatto, sarà uno dei punti vendita con due postazioni, biglietteria per le partite in casa, chiaramente abbiamo cercato di rendere più agevole la biglietteria per tutti quanti i nostri tifosi. Chiaramente noi siamo qui ad attenderli con la postazione fissa, però chiaramente ci sono anche i punti internet che possono essere usufruiti. Ecco. E il direttore sportivo del Pescara, Luca Leone, smorza le voci che lo vorrebbero in partenza. Ai microfoni del TG6 ha affrontato l'argomento mercato e poi tanti altri temi che abbiamo affrontato appunto con il DS Biancazzurro. Ascoltiamolo. Luca Leone resterà a Pescara, sarà il direttore sportivo del Pescara anche nella prossima stagione? Ma questo non lo so, se fosse per me io starei qua per tutta la vita, è una, per quello che mi riguarda e per quello che è il mio sogno e che vorrei fare in futuro e costruire sempre di più un grande Pescara e migliorare la squadra per cercare questa società possa avere in futuro delle basi solide e magari tornare in Serie A un giorno e poterci rimanere a lungo tempo. Oggi è terminata quest'annata che non è piaciuta a nessuno, no? Quindi dobbiamo innanzitutto capire cosa è andato e cosa non è andato per cercare di migliorarlo l'anno prossimo. E poi vedremo quante partenze ci saranno e quanti arrivi ci saranno. Adesso penso che sia un po' difficile dirlo oggi. Brugman e Pettinari sono però i giocatori che probabilmente, anzi sicuramente, hanno più mercato in questo momento per quanto riguarda i giocatori del Pescara. Ma tutti i giocatori bravi hanno mercato, però sono anche due giocatori su cui si potrebbe anche come dire, porre le basi per un futuro, no? Quindi io li terrei, poi è normale che il mercato è sempre imprevedibile, però io penso che Brugman è il nostro capitano, io vorrei che magari lui diventasse una bandiera del Pescara, no? Io, il presidente mi dice sempre che io sono un romantico, però quando ci sono dei giocatori bravi bisogna tenerli sempre più a lungo possibile per cercare di costruire quello che ti dicevo prima. Quanto riguarda eventuali riscatti, in questo momento forse è più facile avere Macin che Balzania? Ma Balzania è impossibile perché non,
penso che sia impossibile. Machine potrebbe essere più percorribile, più semplice di Balzania, oltre al fatto che poi ci vuole anche la volontà del giocatore di voler rimanere a Pescara. Di Gaudio, Melchiorri sono i nomi nuovi. Invece per quanto riguarda la prossima stagione si parla anche di un possibile ritorno di Romagnoli. Sono vie, sono strade percorribili queste? Ma oggi in questo momento la priorità penso che siano i ragazzi che sono in rosa quest'anno, dove le valutazioni vanno fatte prima per quelli che abbiamo in rosa, per cercare di capire chi possiamo tenere. Poi chi dovrà arrivare, questo lo vedremo più avanti. Luca, quando arriverà la firma per il rinnovo del contratto di Pillon? Ma non lo so, questo adesso è un dettaglio tecnico che il presidente deciderà lui, e si è preso qualche giorno, ma come penso non ci dovrebbero essere problemi da quello che... Sono l'Adriatico Cornacchia e il Comunale di Chiavari i terreni di gioco rispettivamente nelle categorie naturali misti e sintetici migliori della Serie B con te.it. Ad aggiudicarsi l'edizione 2017-2018, la terza del premio creato dalla Lega B per premiare le società più virtuose nella gestione del Manterboso, sono dunque Pescara e Virtus Entella, che hanno garantito la miglior condizione del terreno di gioco sia dal punto di vista estetico che della praticabilità e della performance durante tutto l'arco della stagione. Per quanto riguarda la categoria naturali misti, sul podio ci sono anche Cittadella e Salernitana e, come da regolamento, anche a loro spetterà un riconoscimento economico da investire proprio nella miglioria del terreno. Nella categoria terreno in sintetico invece secondo posto per il Novara. Pescara e Virtus Entella succedono quindi a Frosinone e Trapani vittoriosi nella scorsa stagione. Per migliorare la spettacolarità dell'evento gara e per tutelare la salute degli atleti, la Lega B ha istituito dalla stagione 2015-2016 un premio per sensibilizzare le società a comportamenti virtuosi, con lo scopo di avere campi adeguati in ogni situazione, stagione, evento e condizione. Scendiamo ora in Serie C. Per il Teramo inizia la settimana decisiva per la scelta del nuovo allenatore. Zichella è sempre in vantaggio, ma da qualche ora si sta facendo strada anche l'idea che porta all'ex allenatore del Celano, Giacomo Modica. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Giornata importante in casa Teramo in vista della scelta del prossimo allenatore. Oggi il presidente Campitelli si appresta a iniziare una settimana decisiva che dovrà mettere ordine rispetto a chi guiderà la squadra nel torneo, che dovrà essere del riscatto. Giovanni Zichella continua ad essere in vantaggio, ora infatti potrebbe esserci l'incontro con la dirigenza per valutare se ci siano le possibilità di prolungare il contratto che scade il prossimo 30 giugno. Ma, e un po' a sorpresa, sta spuntando il nome di Giacomo Modica, che sta trattando anche lui col Messina il prolungamento per un'altra stagione in Serie D. Modica sulla panchina giallorossa ha raccolto molti consensi per l'ottimo lavoro svolto in campo e fuori dal rettangolo di gioco, un matrimonio che, detto per inciso qualche settimana fa, non sarebbe stato messo in discussione, ma il tempo perso dalla società siciliana rischia di essere un fattore decisivo, così come non è un mistero che il tecnico di Mazara del Vallo abbia ricevuto nel frattempo altre proposte lavorative di società, appunto, di categoria superiore. Modica è stato tecnico che ha ottenuto risultati importanti in quel Celano di cui era protagonista anche l'attuale direttore generale del Teramo, Emilio Capaldi. È evidente che è un'idea, anche se il profilo di Modica riscuote consensi trasversali. Il rinnovo dell'accordo è in ballo da tempo, forse troppo, e il Teramo potrebbe pensarci. Ma, come detto, allo stato attuale rimane una delle ipotesi sul tavolo, perché si aspetta magari di capire con Zichella quali sono i margini per la trattativa e per poter, nel caso, proseguire insieme anche per un'altra stagione. Ore caldissime dunque, non solo a livello meteo, il Teramo stringe per riempire la casella più importante, quella del prossimo allenatore. Vi ricordo che tra poco saranno già disponibili i servizi del TG6 On Demand sul sito www.tv6.it oppure sulla nostra pagina YouTube. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay, la nostra trasmissione settimanale dedicata al Pescara, curata e condotta da Enrico Rocchi. E vi ricordo anche i prossimi appuntamenti con il TG6, la seconda edizione alle ore 19, la terza alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.